responsabile del centro Ligure Metodo Billings, mi sono presa il privilegio di presentare la dottoressa Pellicanò, perché sia per affetto e perché è lei che guida tutte le scuole italiane del metodo Billings, e sia perché comunque Genova per lei è un posto del cuore, perché qui nel 2001 siamo venuti con i coniugi Billings, quindi è con lei che cercava di fare la traduzione, insomma con un po' di difficoltà perché era una traduzione non simultanea ma a seguito del loro parlare. La dottoressa Pellicanò è medico, anche lei specializzata in medicina interna, ha un master di bioetica presso l'Università Cattolica di Roma, è responsabile dei centri italiani del metodo Billings, perché proprio noi facciamo capo al centro di Roma, e parlerà del metodo Billings, visto che abbiamo sentito parlare dei metodi naturali oggi tantissimo da tutti i relatori, anche se non me l'aspettavo così tanto, ma veramente è stato molto molto bello, e un po' più in maniera specifica del metodo Billings, e ricorderà il centenario della nascita dei coniugi Billings, che è nel 2018. Quindi bene. Grazie della presentazione e grazie dell'invito. Come diceva Cristina, effettivamente è vero, qui c'è un legame molto profondo con questa realtà di Genova e anche tutta la realtà italiana, che è un po' impegnata nel lavoro sui metodi naturali. E mi piace oggi, diciamo, dovere, nel titolo che mi è stato affidato, il tema che mi è stato affidato, coniugare da una parte una storia, no? Che è quella di questi due grandi scienziati e anche testimoni, come vedremo, e dall'altra leggere in questa storia anche una proposta scientifica molto fondata. Ecco, abbiamo bisogno, come diceva prima il dottor Puccetti, di risposte scientifiche per dimostrare che realmente non c'è nella lettura della realtà una, come ci invitava anche questa mattina il cardinale a meditare questo punto, un dato, diciamo, che non sia vivibile. Io credo che vedere il metodo Billings, in questo caso i metodi naturali, come risposta ad Umane Vite, come attualizzazione dell'Umane Vite, sia un incoraggiamento, un momento positivo, diciamo, questo, anche un po' un spiraglio per dire allora veramente cosa possiamo fare di più, cosa si sta già facendo, cosa possiamo fare di più. E parto dalla frase che conclude l'Umane Vite. Papa Paolo VI conclude dicendo che l'uomo non può trovare la vera felicità alla quale aspira con tutto il suo essere se non nelle leggi iscritte da Dio nella sua natura, che deve osservare con intelligenza e amore. La parola natura stamattina l'abbiamo abbastanza meditata, ovviamente non ci torno. Paragono così, in parallelo, questa frase a un'altra frase di John Billings, con la quale lui, invitato, lo vedremo dopo, da un sacerdote, a approfondire attraverso gli studi scientifici proprio la realtà della fertilità della coppia, si convince che nella natura ci deve essere una risposta al problema della regolazione della fertilità. L'Onnipotente, dice, non poteva aver escluso i poveri e coloro che nel mondo non hanno istruzione dalla possibilità di regolare le nascite. La soluzione doveva trovarsi in una qualità insita nell'organismo umano, semplice a capirsi e facile ad applicarsi, cioè nella sua ricerca sulla fertilità umana, alla quale appunto fu invitato nel 1953, quindi siamo 15 anni prima dell'Umane Vite, quando inizia questo studio, da padre Catarinici appunto ad approfondire gli studi sulla regolazione naturale della fertilità, quella convinzione, la convinzione di trovare nell'organismo umano una qualità che potesse essere una risposta a questo problema, è
Ecco, una qualità che tutti in qualche modo però potevano leggere, un linguaggio che tutti potevano capire, non solo i laureati o le donne ricche, okay, ma veramente una qualità dell'organismo che un po' poteva essere un aiuto proprio per rispettare il grande disegno della fertilità umana. John Billings inizia nel 1953 appunto i suoi studi e inizia ascoltando le coppie e comprendendo che molte coppie a prima vista normali, diciamo così, lui specifica che non dice normali, che vivevano ordinariamente, non in modo dispregiativo ovviamente, avevano però un desiderio santo, profondo, cioè quello di veramente attuare questo disegno, rispettare il disegno scritto dentro di loro. E questo dato convinse il dottor John Billings a continuare uno studio che aveva intrapreso un po' in maniera casuale, non si era mai interessato, ecco, neanche lui era un ginecologo, quindi siamo accomunati da questo, era un neurologo, non si era mai interessato a questi temi, pian piano la moglie poi lo affiancò, però veramente mossi dalla bontà di queste coppie portarono avanti una ricerca. E anche qui, rileggendo Umane Vite, questo passo è stato citato proprio in apertura di questo pomeriggio, si invita la scienza a dare alla una base sufficientemente sicura la regolazione naturale della fertilità per dimostrare con i fatti che non c'è una contraddizione tra le leggi divine che regolano la trasmissione della vita e le leggi che favoriscono l'autentico amore coniugale. Quindi non c'è una contraddizione e questo la scienza deve in qualche modo aiutare a capirlo, dunque anche aiutare le coppie, queste coppie belle in qualche modo che il dottor John Billings allora incontrava, ma le coppie che tutti noi incontriamo quotidianamente nel loro lavoro, a vivere questa sintonia tra i livelli appunto della la legge divina che regola la trasmissione della vita e l'amore coniugale, quindi a crescere, è stato già accennato, come coppia, anche rispettando il disegno della fertilità e della fecondità umana. Allora, molto velocemente richiamo alcuni punti che probabilmente tutti conoscete, ma ci servono per capire un po' anche le basi. La capacità di trasmettere la vita, appunto, da un punto di vista biologico la chiamiamo la fertilità. E noi sappiamo che la vita inizia quando queste due cellule, la cellula uovo e lo spermatozoo, si incontrano all'interno dell'apparato riproduttivo femminile, precisamente all'interno della tuba. Questo incontro, che è la fecondazione, dà inizio a un processo biologico appunto di moltiplicazione cellulare che fa sì che questo embrione cresca nei primissimi giorni, diciamo che abbiamo embrione in varie fasi di sviluppo di questa vita, ma dall'inizio la identità genetica è definita e l'incontro, la fecondazione, l'incontro tra cellula uovo e spermatozoo innesca questo processo vitale di modo che sia un processo che, dal quale non si ritorna indietro. Ecco, questo inizio di vita è molto, diciamo, studiato e adesso noi non ci possiamo soffermare su questo. Ricordo questa immagine per dire che il concepimento avviene nelle tube, che in circa una settimana questa nuova vita si andrà a impiantare all'interno dell'utero mentre la moltiplicazione cellulare continua e che ci sono delle condizioni però perché la fertilità della coppia sia appunto possa essere, diciamo così, possa portare al concepimento. Perché ci sia il concepimento e la prosecuzione della gravidanza occorre che ci siano gli spermatozoi che entrano attraverso un rapporto, la cellula uovo che matura nell'ovaio, che ci siano le tube, diciamo, le vie genitali femminili pervi aperte, che ci sia un utero capace di accogliere il bambino al suo interno appunto con l'impianto e che ci sia un collo dell'utero, questa parte più bassa dell'utero, funzionante, che consente agli spermatozoi di entrare dentro le vie genitali femminili. E questo, diciamo, se lo vediamo così in dettaglio molto velocemente, sappiamo che gli spermatozoi sono tantissimi, quelli che entrano, possiamo arrivare a centinaia di milioni di spermatozoi con un singolo rapporto,
A fronte della cellula uovo, che in genere è una, è matura nell'ovaio, abbiamo visto, e quando è giunta a maturazione si innesca il processo e quindi si verifica l'evento della ovulazione, cioè la espulsione dell'ovaio, della cellula uovo dall'ovaio, e questa cellula uovo nella tuba rimane appunto ad accogliere eventualmente uno spermatozoo. Durante la fase della maturazione della cellula uovo entra in gioco questo collo dell'utero, la cervice uterina, che ha dietro stimolo ormonale la funzione di essere un po' un canale di entrata, di ingresso degli spermatozoi. Questo lo fa attraverso la produzione di una secrezione chiamata muco cervicale, che è proprio quella sostanza che dà agli spermatozoi la capacità di penetrare nelle vie genitali femminili, ma non solo, anche di sopravvivere, per parecchi giorni anche all'interno delle vie genitali femminili, di risalire fino alle tube, come nuotando, diciamo così, e di essere filtrati, cioè selezionati, viene ad esercitare un'azione di filtro, per cui alcuni di questi spermatozoi, magari meno adatti alla fecondazione, vengono bloccati nella loro risalita. Questo durante la fase fertile, il muco cervicale esercita questa funzione. Nel momento in cui si verifica l'ovulazione e dunque si ha la possibilità o meno del concepimento, subito dopo l'ovulazione, il muco cervicale assume un altro ruolo, cioè quello di richiudere il collo dell'utero e di bloccare l'ingresso di ulteriori spermatozoi, perché a quel punto o il concepimento è avvenuto oppure non è avvenuto. Se non è avvenuto, sappiamo che si verifica l'evento mestruazione, che è la distruzione dell'endometrio, cioè di quella mucosa che si era preparata eventualmente ad accogliere il bambino nell'impianto e quindi a favorire l'impianto del bambino, oppure si verifica la fecondazione e dunque il figlio, quest'altra persona che entra nella storia del mondo e nella vita della coppia. Il concepimento dà origine a questa nuova persona che è il figlio. Allora, il discorso della fertilità è un discorso che chiama in causa l'alterità. È molto bello questo, leggerlo anche attraverso la biologia, direi, intanto perché la fertilità richiede una differenza tra uomo e donna, un'alterità in questo senso, poi perché dà la vita a un'altra persona, quindi un'alterità ulteriore. E dunque, quando parliamo di responsabilità nella procreazione, in fondo ci rendiamo conto che entrano in gioco tutti questi elementi. Dicevamo la fertilità come alterità fra uomo e donna, sappiamo che c'è una fertilità diversa appunto tra uomo e donna. La fertilità maschile è continua, l'uomo se non ha problemi di fertilità è sempre fertile, la fertilità femminile è ciclica, è periodica ed è legata all'evento ovulatorio, all'ovulazione. L'ovulazione, diciamo, determina da un lato il periodo della fertilità, dall'altro anche la lunghezza dei cicli della donna. La cellula uovo nella tuba vive molto poco, massimo 24 ore, però abbiamo visto che richiede anche un periodo di alcuni giorni di maturazione. E la sua, appunto, il momento dell'ovulazione determina la lunghezza dei cicli, perché una volta che l'ovulazione è avvenuta, se la donna non concepisce, allora in circa 2 settimane arriverà la mestruazione successiva. Ma il periodo preovulatorio, quello che precede appunto l'ovulazione, è un periodo che può variare. Dunque, nella stessa donna o in diverse donne, i cicli possono tranquillamente, direi anche fisiologicamente, essere di lunghezza diversa. Dipende da quando quella cellula uovo inizia e finisce la sua maturazione. Questi sono piccoli rudimenti che ho cercato di rendere semplice per capire anche il concetto della regolazione naturale della fertilità. Perché nella natura, nella natura intesa in senso globale, come dicevamo questa mattina, è scritto che la fertilità non è sempre possibile. Dunque, questi tempi della fertilità hanno anche un significato, se li leggiamo secondo quella logica, e sono legati ai tempi della fertilità femminile, come abbiamo visto.
visto. C'è dentro il corpo della donna quello che molto spesso noi sentiamo chiamare orologio biologico, no? Che dice non solo che la fertilità inizia con la pubertà e finisce con la menopausa, e che negli anni precedenti alla menopausa la fertilità declina, che adesso lo vedremo anche questo, ma l'orologio biologico dice anche che c'è un ciclo e che all'interno di questo ciclo ci sono dei periodi fertili e dei periodi non fertili. Quindi questo armonico disegno della natura ci immette proprio nel significato della regolazione naturale della fertilità. E questo orologio biologico in fondo è quella risposta, ecco, vi dicevo prima all'inizio la storia dell'inizio della ricerca sul metodo Billings, questa risposta che Dio aveva posto nel corpo della donna sta proprio in questo orologio biologico, no? La risposta che il metodo Billings ha trovato, altri metodi naturali hanno trovato dal punto di vista diciamo così medico anche altre risposte, ma la risposta che il metodo Billings ha trovato è l'individuazione del muco cervicale come fattore, non solo ve l'ho spiegato, ma anche come indicatore di fertilità, come un sintomo che la donna può percepire. I Billings hanno iniziato, in particolare John Billings, dicevo, la moglie si è unita in un secondo momento, entrambi medici, ascoltando le donne. Molto importante, lo studio inizia diciamo come studio clinico, nel senso mettendosi dinanzi a queste donne, cercando di capire, aiutandole a capire se durante il ciclo in qualche modo si rendevano conto di qualche segnale particolare che ritornava con una certa frequenza, visto il segnale del muco cervicale che tornava appunto in tutte le donne, sono riusciti a mettere appunto questo metodo che si basa sul muco cervicale appunto rilevato come sintomo. La donna si accorge della presenza del muco cervicale non solo perché lo può vedere, ma anche perché lo può avvertire, sentire, così come si accorge per via del flusso mestruale, perché ne ha la capacità proprio biologica. A questi studi clinici iniziali si sono unite delle conferme di studi di laboratorio molto importanti, in particolare due. La prima, studi ormonali, di tipo ormonale, condotti dal professor Brown, che ha confermato come la rilevazione del sintomo da parte della donna ha la stessa attendibilità delle determinazioni ormonali di laboratorio. Il professor Brown è stato un docente di endocrinologia, di biochimica, che ha messo a punto vari studi proprio sugli ormoni del ciclo, dapprima in Inghilterra, poi si è trasferito in Australia, e questa affermazione fatta da lui è molto pesante, nel senso buono, cioè dire le donne hanno la capacità di cogliere le variazioni del proprio sintomo in modo assolutamente preciso, la stessa attendibilità degli esami di laboratorio. L'altro studioso che ha contribuito moltissimo a confermare gli studi sul metodo Billings è il professor Odeblad, un ginecologo svedese, il quale ha fatto degli studi sulla cervice uterina mettendo appunto delle differenze tra i vari tipi di muco che anch'esse hanno confermato i sintomi della donna. Allora, in maniera molto veloce, tanto per darvi un'idea, se noi facciamo uno schemino delle varie fasi del ciclo mestruale, intendendo per ciclo mestruale il periodo che va da una mestruazione all'altra, ritroviamo che ci possono essere dei giorni di non fertilità pre-ovulatoria, cioè subito dopo la mestruazione, che corrispondono al fatto che gli ormoni sono bassi e quindi ancora non è iniziato, diciamo, lo sviluppo, la maturazione della cellula uovo. C'è poi una fase che è caratterizzata dalla presenza di questo sintomo del muco e che coincide col fatto che la cellula uovo sta maturando. La presenza del muco indica, favorisce anche la fertilità, perché in esso gli spermatozoi, come vi ho visto, possono sopravvivere ed essere aiutati proprio nella fecondazione. Dopodiché questo sintomo della donna, che si accorge di questo muco che ha un andamento cosiddetto evolutivo, soprattutto la sua sensazione, diciamo, aumenta di giorno in giorno, questa situazione si interrompe a motivo della ovulazione,
che cambia il messaggio ormonale, che fa richiudere, se ricordate, il tappo di muco, ecco, proprio nel momento in cui l'ovulazione è avvenuta, intorno ai giorni in cui l'ovulazione è avvenuta. Dopodiché abbiamo una fase non fertile post-ovulatoria. Vedete, le varie fasi corrispondono a queste situazioni in cui il collo dell'utero nei giorni non fertili è chiuso, nei giorni fertili appunto è aperto ed è, favorisce proprio l'ingresso, la sopravvivenza, la selezione e come dire, questa spinta degli spermatozoi verso le tube. Questo schema, diciamo, del metodo Billings ci mette nella possibilità di renderci conto che il rispetto della fertilità è molto più che un dato semplicemente tecnico. C'è un grande valore, si diceva prima, pedagogico dietro, no? E adesso noi cerchiamo di percorrere un pochino questa strada, cioè capire, sì, d'accordo, c'è un rispetto della fertilità, c'è una possibilità di conoscere la fertilità, ma in che senso questo ha così reso un po' attuato l'insegnamento dell'umane vita? L'inseparabilità dall'amore e dalla vita, questa mattina si è un po' insistito su questo binomio, e questa inseparabilità è molto bello che Giovanni Paolo II, in uno dei suoi discorsi fatti al nostro centro e agli insegnanti del metodo Billings, diceva una cosa molto importante, cioè oggi per ritrovare il senso del valore della vita dobbiamo andare a ritrovare il senso della trasmissione della vita e il senso della procreazione. Oggi la parola procreazione, con tutto quello che abbiamo visto, è a rischio, perché cosa significa procreazione? Significa partecipazione, inserimento in un disegno creativo un po' più ampio, quindi non manipolazione, come ho visto stamattina e come abbiamo visto concretizzato oggi pomeriggio, ecco. Non autoreferenzialità, non dominio, potere, diceva questa mattina il cardinale. E questo noi lo ritroviamo in modo semplice. Giovanni Paolo II lo diceva perché il disegno del creatore ha fornito l'organismo umano di strutture e funzioni per aiutare le coppie a fare questo. Quale linguaggio, si diceva stamattina, no? per leggere bene questo umane vite? Credo che anche Giovanni Paolo II, che ha portato avanti moltissimo l'insegnamento di Paolo VI, ci ha aiutato a leggere quello che lui chiamava il linguaggio del corpo. Il linguaggio del corpo, nei ritmi della fertilità, noi lo possiamo leggere. Quindi può essere questa una via molto accessibile per comprendere la bellezza e la profondità dell'enciclica Umane Vitae e anche per trasmetterla. Ecco. Cosa significa allora che il creatore ha fornito l'organismo umano di strutture, eccetera, per aiutare le coppie a attuare una paternità responsabile? Cosa significa procreazione responsabile secondo Umane Vitae e come i metodi naturali ci aiutano a fare questo legame, a concretizzarlo? Paolo VI dà 4 punti, ecco la sua sintesi, non sono stati ricordati tanti altri aspetti, ricordo anche questi, per dire cosa significa responsabilità. E dice: il primo punto è conoscere e rispettare le funzioni dell'organismo. Questo lo fa l'intelligenza. L'intelligenza scopre leggi biologiche che fanno parte della natura umana e rispettarle. Questo significa responsabilità, diremmo, verso se stessi. Una responsabilità che puoi avere solo se conosci. Quindi conoscere e rispettare. Allora, i metodi naturali hanno proprio come primo obiettivo, strumento, come dire, come base di tutto, proprio la conoscenza. In fondo, chi insegna i metodi naturali insegna alla coppia a riconoscere la propria fertilità. È molto bello che si tende anche ad autonomizzare la coppia, perché la fertilità è quasi un diritto che le persone hanno, conoscere come sono fatte per poi poter scegliere liberamente. Quindi la fertilità periodica, di cui abbiamo parlato, la fertilità della coppia, che nel metodo Billings appunto è definita dal sintomo del muco cervicale. Questo ci aiuta, vedete un po' col disegnino che vi ho fatto sotto, a capire che intanto i cicli possono essere brevi, corti, lunghi, regolari, irregolari, situazioni in cui l'ovulazione è ritardata per molto tempo, pensiamo stamattina si è fatto cenno all'allattamento, no? Cioè situazioni in cui la coppia riconosce le varie fasi. Questo aiuta, vedete,
a cercare una gravidanza, a distanziare una gravidanza, aiuta la donna, la ragazza, certe volte semplicemente a conoscere la bellezza di questo disegno di fecondità che lei ha dentro di sé e quindi anche la coppia a rispettarla. Si è parlato però anche di apertura alla vita ed è molto bello che la responsabilità che Paolo stesso, diciamo così, addita un po' alla coppia, non è quella, si diceva stamattina, di una indiscriminata apertura senza logica, senza responsabilità, ma proprio la deliberazione di far crescere una famiglia numerosa o di, in alcuni momenti, anche di attendere o di evitare anche a tempo indeterminato una nuova nascita. Certo, questa mattina si diceva da Umane Vite nasce in un tempo in cui si temeva il boom demografico. Oggi, se noi guardiamo lo scenario in Italia, abbiamo una situazione completamente diversa. Tra la denatalità, nel 2017 siamo arrivati al minimo dall'Unità d'Italia, ci dice l'Istat, cioè 1,34 figli donna, e la sterilità di coppia, che è un problema in aumento, soprattutto legato all'età tardiva della prima gravidanza. E noi in questo, ecco, come centro e come realtà italiana del metodo Billings, stiamo cercando anche di raccogliere tanti dati per capire come la conoscenza della fertilità e della fertilità massima aiuti le coppie che hanno difficoltà a concepire. Ecco, questo è solo un campione, non sono dati ancora pubblicati, ma sono dati di tutta Italia, quindi anche della Liguria, in cui abbiamo avuto un 71% di gravidanze con l'aiuto del metodo Billings. È molto interessante che il 95% in coppie, diciamo, che non avevano fattori di rischio, in sintesi coppie che, in cui la donna ha meno di 35 anni e la gravidanza viene ricercata da meno di un anno, oppure dove non ci sono altre difficoltà già definite, ma il 60% circa in coppie che hanno uno o più fattori di rischio. E questo dato è anche interessante perché ci fa dire che normalmente la maggioranza di questi concepimenti avviene entro i primi 6 cicli di uso del metodo. Questo, da un punto di vista medico, aiuta molto a far capire come i metodi naturali, usati come prima opzione nella ricerca di gravidanza, prima di iniziare tutta una serie di indagini, eccetera, potrebbero, almeno in molti di questi casi, evitare indagini inutili, ma soprattutto, ecco, mettere davanti alla coppia davanti alla possibilità di conoscere la propria fertilità e di accorgersi anche eventualmente di alcune patologie. Certamente l'efficacia del metodo naturale è anche nel distanziare la gravidanza. Qua adesso lo dico un po' velocemente, però ci sono studi, la raccolta di studi su Billings o sui sintotermici che sono altri metodi naturali, che ci dimostrano che se sono usati bene la possibilità di concepimento per un uso corretto è inferiore, insomma, al massimo dell'1%. Questo è molto importante perché vuol dire che si tratta di strumenti scientificamente molto validi. Ecco, qui ci sono dei dati sulla contraccezione, ma insomma, per capire che non è che sono meno efficaci, perché un altro dato che viene spesso così proposto è quello di dire: vabbè, però la pillola è più efficace, non so, il condom è più efficace. Invece gli studi, quelli che ci sono a disposizione, qui l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato nel 2018 solo i dati della contraccezione, non ha preso i dati degli studi più nuovi dei metodi naturali, quindi noi troviamo che ci dice un 3%, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi vecchi dati, però sappiamo di avere degli strumenti validi. Ecco, questo perché in alcuni casi che noi seguiamo, per esempio, la responsabilità della procreazione vuole che sia distanziata una nascita, sia magari evitata una nascita. Talvolta seguiamo delle coppie che hanno, insomma, gravi motivi, ecco, per farlo. Ma lo scopo del metodo naturale, mi avvio alla conclusione, non è pianificare le nascite, ma è dare uno strumento perché la famiglia viva quell'armonia di cui questa mattina si parlava. Cioè, l'Umane Vite si preoccupa dell'intero amore coniugale e quindi la procreazione responsabile sta dentro questo disegno,
per il quale però la conoscenza è importante. Io vi faccio solo vedere una diapositiva, perché qualche anno fa il Ministero della Salute aveva fatto un piano per la fertilità, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, che poi è stato insomma accantonato, ma comunque al di là di tante cose discutibili di questo piano per della fertilità, insomma, aveva dato il là per dire che per incrementare comunque la fertilità, per preservare la fertilità, bisognava migliorare le conoscenze, la consapevolezza e indurre al cambiamento. Adesso nella parte conclusiva vediamo quale cambiamento. Un cambiamento prima di tutto che è un cambiamento di atteggiamento nella coppia. Paolo VI in Umane Vitae dice che bisogna essere responsabili anche della tendenza, dell'istinto e delle passioni, cioè il metodo naturale educa non a non vivere la passione chiaramente, ma a saperla integrare dentro quel rispetto e anche quella pienezza di rapporto che non è solo, no, subordinata alla passione, c'è il valore dell'altro, ecco, l'altro, il rispetto dell'altro, l'accoglienza dell'altro così come sei, si diceva prima, tutto come sei, ecco, supera semplicemente il discorso della passione. Ed è anche la prospettiva, se volete, di Laudato Si, di Papa Francesco, lui dice che la conoscenza del corpo permette di poter conoscere se stessi per donarsi all'altro. Allora ho fatto un po' questo piccolo percorso che è molto veloce, ma la conoscenza della fertilità aiuta, la consapevolezza della propria fertilità aiuta a vivere la responsabilità della procreazione con libertà, perché sei consapevole, ma il rispetto di sé aiuta a donarsi all'altra persona. Dunque queste tappe, la conoscenza, la consapevolezza, la libertà, rispetto di sé, il dono, nell'orizzonte della bellezza di cui stamattina si parlava. L'ultimo punto, la responsabilità verso Dio, cioè la paternità responsabile è un rispetto verso l'ordine stabilito da Dio. Questi tempi sono scritti nella nostra natura dal Creatore, dunque discernere significa farlo sulla base di quello che noi abbiamo come realtà, ecco, non inventare la realtà, diceva il cardinale questa mattina, ma leggere la realtà, questo è discernere. Ed è molto importante che Giovanni Paolo II ci avesse detto qualche anno fa, più di qualche anno fa, un invito a inserire i metodi naturali, il servizio di insegnamento dei metodi naturali in ogni parrocchia, in ogni struttura di accoglienza alla vita, cioè leggendovi non solo una ricchezza per la scienza, ma anche per la pastorale. Ecco, questa mattina ci dirà come si fa a fare questa pastorale. Senza uno strumento di conoscenza così, diciamo, diventa incompleta anche la pastorale della famiglia. Se l'Umane Vitae ha invitato i medici, ma anche gli sposi a questo apostolato, l'Evangelium Vitae ha posto i metodi naturali alle sorgenti della vita. È una bellissima espressione, educare alla vita al suo proprio primo sbocciare, ancora prima che venga concepita, dalla sua sorgente, che è appunto il valore della procreazione. E anche in Amoris Laetitia l'invito a riscoprire il valore di tenerezza, di condivisione che i metodi naturali portano è, diciamo, incoraggiato. Allora ci sono uomini di scienza che hanno fatto questo cammino, vi ho parlato di Billings, vi ho parlato di Brown e Odeblad. L'ultima che devo citare, insomma, per noi è la dottoressa Anna Cappella, che ha fondato il metodo, che ha portato il metodo in Italia dopo aver incontrato il coniuge Bini. La dottoressa Anna Cappella era una ginecologa ma anche missionaria della scuola religiosa, ha incontrato i Billings in missione in Pakistan e poi è stata chiamata dall'Università Cattolica a iniziare questo insegnamento, questo lavoro in Italia, che dal 76 ha dato frutti, diciamo, di formazione in tutta la realtà italiana, tra cui la Liguria, e a farlo con scientificità ma anche con questa grande diciamo, attenzione educativa. Questo valore educativo ci permette di capire che i metodi naturali sono proponibili, e il valore educativo, scusate, quella di prima, la citazione del valore educativo dei metodi naturali e anche dell'OMS, cioè persino l'OMS ha riconosciuto questa, diciamo,
questa caratteristica. E questa dimensione educativa ci permette di dire che non è, ecco, prima si diceva, non è un qualcosa solo per le coppie cattoliche, è un percorso che si può proporre a tutti. I Billings dicevano, abbiamo lavorato in tanti paesi, cattolici, indù, buddisti, induisti, atei, eccetera, e l'ultimo lavoro che loro in vita hanno potuto fare è stato esportare il metodo in Cina, dove c'è un enorme numero di centri di insegnamento del metodo Billings. Questo significa che da un lato è uno strumento che ha un linguaggio universale, però se ci pensiamo bene è un linguaggio che, se parlato nella verità, porta comunque anche chi non lo dica, chi non lo capisce, non lo riconosca, a vivere il progetto di Dio. Quindi è uno straordinario strumento di evangelizzazione, ecco, noi questo lo dobbiamo credere nel profondo. La sua madre Teresa di Calcutta lo aveva profetizzato, siamo in termini oggi di profezia, nel senso che aveva detto ai Billings che questo bagaglio sarebbe andato anche in tutto il mondo, tra i poveri che ne avevano bisogno. Questa mattina è stato ricordato che lei voleva che le sue missionarie si formassero su questo. Noi al nostro centro a Roma abbiamo formato decine e decine di suore missionarie di Madre Teresa in preparazione ai voti perpetui, perché Madre Teresa diceva che la donna non si promuove soltanto evitando il dramma dell'aborto, ma restituendole la dignità. E questa dignità è scritta anche nel suo corpo, che magari è stato abusato, violato, oppure che lei stessa non ha saputo apprezzare. È un segreto che resterà con il Signore, aveva detto ai Billings, che dicevano: ma noi abbiamo 9 figli, abbiamo un lavoro, ma come andremo in giro per il mondo a portare questo messaggio? E per noi il fatto che oggi celebriamo anche i 100 anni dalla loro nascita, in fondo è un modo di dire, quando c'è qualcuno che accoglie questa sfida, diceva prima il dottor Cucciatti, di una ricerca seria ma anche convinta, ecco, e allora poi i frutti si diffondono senza che noi ce ne rendiamo neanche conto. Non dico che tutto sarà facile, bisognerà lottare a lungo, hanno detto quando nel 2013 dove Billings compiva 50 anni, ma è una guerra che siamo destinati a vincere. La pianificazione naturale, la regolazione naturale della fertilità sarà il metodo del futuro. Sembra un po' difficile dirlo con i dati che abbiamo visto prima, però credo che sia una speranza che ci portiamo nel cuore, non in maniera teorica. Io lo dico da persona che incontra quotidianamente le coppie, ecco, non è solo un lavoro di scrivania o di... ma quotidianamente le coppie, e legge, e tutte le insegnanti qui presenti potrebbero dirlo, nella fatica ma anche nella gioia di aver restituito questo dono, la certezza che il messaggio si trasmette, un messaggio, ecco, loro concludo un po' con le loro parole, appunto per ricordarli: ci sentiamo fortemente in debito con Dio per la felicità che abbiamo goduto nel matrimonio, nella famiglia, e sentiamo di dover restituire qualcosa. E il metodo dell'ovulazione è un enorme aiuto al matrimonio, un'efficace terapia di coppia. Dicevo prima, non è solo per coppie perfette, proprio perché insegna ad amarsi di più, cioè a rispettarsi, a custodirsi l'un l'altro, può essere uno strumento di rieducazione anche di una situazione matrimoniale magari difficile, ferita. Questa mattina abbiamo ascoltato tante testimonianze, no? Che ci ha letto Costanza Miriano, che lo dicono con parole chiare, con vite vissute. E quindi quando una ricerca inizia con questa intenzione e continua con questa certezza, credo che da un punto di vista anche scientifico abbia la forza di andare avanti, diciamo, senza interessi personali. Il dono della fertilità, il dono della vita e il dono dell'amore sono profondamente legati. Quindi, per concludere ancora con Paolo VI, consideriamo che il problema della natalità, come ogni altro problema riguardante la vita umana, va considerato al di là delle prospettive parziali di ordine biologico, psicologico, demografico, sociologico, nella luce di una visione integrale dell'uomo. Ecco, credo che la visione integrale dell'uomo abbia oggi più che mai bisogno
della riscoperta della corporeità come strumento di pedagogia. Giovanni Paolo II, che ha parlato stamattina, si è ricordato, di teologia del corpo, ha anche parlato di pedagogia del corpo, cioè è il corpo che ci insegna quella strada giusta, quella right way che prima ci veniva ricordata, che appunto l'Umane Vitae così fortemente ha cercato di raccomandare. Questa intuizione di Paolo VI vedeva oltre il 68, questo noi lo sappiamo, nel senso negativo ma anche nel senso positivo. E quindi chi oggi, come Billings, di cui ecco io oggi sono stata chiamata così a dare testimonianza anche, ha cercato di concretizzare questo insegnamento e questa intuizione, ha fatto un servizio all'uomo nella sua integralità, come dice Paolo VI, non solo nella sua vocazione naturale e terrena, ma anche nella sua vocazione soprannaturale ed eterna. Certamente il lavoro della grazia, questa mattina si è detto, è un lavoro che porta bellezza alla natura, ma sicuramente ritornare a questa natura potrà essere una grazia per molti. Grazie a tutti. Grazie veramente, grazie dottoressa Pellicanò, veramente dalle sue parole abbiamo potuto trarre che stiamo veramente parlando della vita vera, della vita che tutti noi possiamo vivere. Ecco, io devo dire, se posso condividere con voi anche un'esperienza mia personale, ho trovato molto di quello che lei ha detto nella strada, anche mia, di altre coppie che conosco, e visto che ho qui vicino la mia docente di metodo Billings di 30 anni fa, devo dire che una cosa che mi aveva molto colpito, che non ho mai dimenticato delle sue parole, era il ricorso alla tenerezza nel rapporto di coppia, che è una strada importante per coniugare la fertilità alla relazione dei coniugi fondata su qualcosa che va dal di là del semplice utilizzo l'uno del corpo dell'altro. Questa cosa non l'ho mai dimenticata, e devo dire che credo che, oltre che preservare il matrimonio, sia fortemente legata alla funzione sociale della famiglia, cioè perché la famiglia fondata sul matrimonio è la cellula fondamentale della società e, come dicono le leggi, è lo strumento di coesione sociale. Perché se è vissuta così, dimostra che i diversi hanno gli stessi diritti e possono veramente preservare la pace, con una modalità che non è usarsi a vicenda, ma veramente radicare sul rispetto, sull'amore, sull'affetto, sulla comprensione, sulla conoscenza, lei diceva molto bene, no, reciproca. Quindi è una cosa che questo metodo può dare una svolta, se si diffonde, viene capito, anche a una società dove la violenza in famiglia, l'incapacità di amare, sono delle problematiche davvero emergenti, davvero urgenti da affrontare. Grazie veramente di quello che ha detto. Allora, io adesso passerei la parola al non so se c'è il primo filmato, un attimo, le domande. Abbiamo delle domande. La dottoressa deve partire, quindi le domande o adesso, se no poi possiamo farle. Se qualcuno ha depositato nella cassettina delle domande qualche richiesta, possiamo farla subito alla dottoressa Pellicanò. Ce ne sono? No? Nessuno deve fare domande? È stata troppo chiara, come sempre poi chi è chiarissimo non viene interpellato per le domande. E allora abbiamo primo filmato, sì, e mentre cambiamo i relatori, poi salgono i rappresentanti della Casa Battaglia, che poi vi presenterò. Grazie. Che qui a Genova c'è un centro di insegnamento che va avanti da tanti anni, che è veramente il compito che chi insegna i metodi naturali ha, è una mediazione importantissima, però nello stesso tempo è anche il criterio per la corretta interpretazione del metodo, cioè da un lato per la correttezza scientifica. I metodi naturali non sono un fai da te, ecco, questa è una precisazione che va sempre fatta, non va mai data per scontata, perché ogni tanto si sente dire vabbè non funzionano perché l'ho imparato così, eccetera.
E poi perché questa tensione educativa è un servizio, è una forza che anima profondamente un servizio, voi tutti lo avete sperimentato qui, di volontariato, di proprio di gratuità, che in fondo ripercorre quello che dicevo prima dell'esperienza di John e Evelyn Biggins, cioè la gratitudine per un dono ricevuto, no? Che si fa anche gratuità nel darlo. Quindi in questo momento diciamo è anche celebrare l'umane vite, celebrare i 100 anni dalla nascita di Biggins e anche celebrare tutto il lavoro che qui le nostre insegnanti del metodo hanno fatto e hanno portato avanti in questi anni, per cui l'applauso è per loro, ci vuole. C'è il filmato adesso, sì. Umane vite, regola o regalo? Inizialmente curiosità. Quando preparavamo il matrimonio, io e mio marito abbiamo scelto di informarci per conoscere meglio i metodi naturali, decidendo successivamente di viverli come coppia nel matrimonio. I primi tempi del matrimonio li abbiamo vissuti più come un impegno, una cosa da imparare, una regola. Piano piano sono diventati più naturali anche da vivere per noi e ha arricchito molto la nostra relazione. Successivamente abbiamo anche scelto di cercare di avere una figlia e anche in questo caso seguirli ci è stato di grande aiuto e ha reso evidente il bene che poteva fare nella nostra relazione. Ora siamo sposati da quasi 3 anni, abbiamo una figlia di 10 mesi e siamo molto contenti di esserci regalati questo faro dell'amore vero, questo grande dono per la nostra famiglia. Ringraziamento, no? Per queste testimonianze che in fondo sono coraggiose perché è un tema così intimo, così personale, però poterlo condividere con gli altri è davvero un po' di ringraziamento per